Buonasera, sono Massimiliano e vi parlo dall'Atelier Gentleman di Roma, via Tagliamento 14. Sono qui per presentarvi gli abiti da cerimonia, quando si indossano, perché, quali sono le occasioni migliori e quali sono le tendenze della nuova stagione. Oggi voglio parlarvi dello smoking, uno dei grandi classici della moda cerimonia uomo, un abito che ha resistito agli anni, ha resistito alle varie mode ed è rimasto pressoché invariato nella sua configurazione. È un vero e proprio must have, un abito che ogni uomo dovrebbe avere nel proprio armadio, proprio perché sono tante le ricorrenze per cui uno smoking potrebbe essere utilizzato. Tanto che negli ultimi anni anche i ragazzi hanno deciso di utilizzare lo smoking come abito del proprio matrimonio. Ma come si presenta uno smoking? Normalmente lo smoking è un abito dove la giacca si presenta con un collo o revers sciallato, quindi così unito, di raso lucido, che va in leggero contrasto rispetto al tessuto della giacca. Giacca a bottone ed eventualmente filetti delle tasche e lo stesso tenore del revers, che lo rendono più prezioso. Il pantalone normalmente non è spezzato, ma è soltanto dello stesso identico colore della giacca, per cui in questo caso noi abbiamo una giacca in frescolana 100% ed è un abito che può essere indossato in diversi momenti della stagione, no? Non ci sono controindicazioni. Allora, trattandosi di un abito, come possiamo vedere, che non presenta trame nel tessuto principale, non c'è damascato, non ci sono disegni di alcun tipo, abbiamo pensato di arricchire lo stesso smoking con degli accessori. Possiamo vedere, andiamo a scoprire sotto la giacca una camicia con lo sparato o pettorina, che è questo particolare tessuto fatto con delle costine, e collo diplomatico. Praticamente questa è proprio la classica camicia dello smoking. Papillon di raso, grandezza media, e stesso tessuto lo abbiamo nella fascia vita, che è qualcosa che arricchisce molto l'abito. Ma se scopriamo ancora di più, possiamo vedere anche delle simpatiche bretelle da 7 cm in questo caso, un accessorio che sta di nuovo riscuotendo successo, una cosa che era stata un po' dimenticata e che ci aiuta ad impreziosire l'abito che di per sé, come già detto, si presenta normalmente a due pezzi. Le case lo presentano soltanto giacca e pantalone, per cui poi è nostro compito quello di riempire la configurazione dell'abito stesso. Ultima cosa, ma non meno importante, anzi direi, sono le scarpe. Che scarpa si può mettere su uno smoking? Cosa possiamo indossare? In questo caso noi abbiamo optato per una scarpa di vernice, una classica scarpa lucida, ma con un martellato particolare. Questo si chiama effetto vinile, proprio perché ci sono delle righettine che ricordano i vecchi dischi di vinile, che ne attenuano un pochino la brillantezza. Secondo noi è una scelta giusta. Può andare bene anche una scarpa che non sia di vernice ma di vitello spazzolato, oppure proponiamo una scarpa che sia un mocassino, quindi una scarpa priva di lacci, che si presenta con questo effetto camuflace, quindi nero su nero, una scarpa diciamo abbastanza aggressiva, che bene va con un abito di questo genere perché appunto il tessuto non ha disegni. Eviterei di mettere scarpe che abbiano disegni su tessuti che hanno delle trame, rischiamo di fare un po' di confusione. Sono sicuramente la scarpa è una cosa molto personale, per cui l'importante è che stia bene, che ci siano degli accostamenti giusti. Per il resto ci affidiamo al vostro gusto. Vi saluto dall'Atelier Gentleman, via Tagliamento 14 a Roma, vi do appuntamento al prossimo clip e be fashion always.